Bella Isaac, come stai? Benone, A posto, tu come stai? benone. Questa sera un altro super ospite sarà l'ospite che apre le danze al writing. Quindi, bella storia. Io per adesso vi ricordo sempre di commentare qua sotto, a me fa piacere, di metterci il like che ci fa felici, cliccare sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove puntate e cosa lanciamo? Lanciamo l'euro, street artist veramente figo. Mandiamo la sigla e poi ci vediamo con l'euro. Bella lì. Bella l'euro, come va? Benone, sembri uno di quei personaggi famosi nelle stanze con i quadri dietro, però fighi, almeno nel tuo caso sono fighi, in confronto ad altri che vediamo in televisione che veramente fanno cagare. Appunto dai politici che adesso hanno tutti il quadro dietro la libreria, se ne è comprato uno mio. Bravo. Ma farebbero bella figura. Esatto. Io vorrei subito partire a chiederti un po' della tua storia, di come è partito tutto. Presentati un po'. Ma io ho iniziato da ragazzino col mondo dei graffiti e cos'era? Avevo 14 anni, era circa era 1996, 97. perlomeno avevo iniziato a copiare le bozze sui fogli, poi sono andato a dipingere, vedevo i graffiti, vedevo writing, era una cultura nascente all'epoca, quindi un po' vedevi quello che era il risultato delle jam che venivano fatte alle Vercelli o andavi a Milano, Torino, vedevi due pezzi e ti gasavi un po'. Vedevi quello che pubblicavano sulle riviste, andavi in edicola, andavi all'aereo, ti guardavi un po', compravi due fanze, la maggior parte erano pacco, però su qualcosa trovavi uno spunto per... No, ho comprato delle fanze pacco che erano paura, cioè roba fotocopiata con dei disegni che li facevo meglio io all'epoca che ero scarso. Anche quello è servito, è stato una cosa divertente. Però ho iniziato col writing, poi circa dal 2000 io ho sempre cercato qualcosa di più, sempre stato più portato verso i puppet. Verso il 2000 ho iniziato a fare dei puppet un po' che si assomigliano, che prendessero dal fumetto, e dal fumetto ho iniziato ad approfondire una ricerca spaziale non solo nel writing, perché se tu ti poni solo sul writing diventa un copiare il writing da altri writers. E una scuola, una maniera, diventa manieristica la cosa. Invece se tu prendi da diverse forme d'arte e cerchi di congiungerlo e costruire qualcosa, non diventi maniera, ma diventa una tua costruzione personale che vuoi evolvere in modo da diventare uno stile tuo, quindi bisogna sempre Sì, pienamente d'accordo. Io mi ricordo appunto dai primi Puppet ad oggi, vabbè, veramente un mondo completamente diverso. Questo cambio dal writing alla street art, questo percorso, ce lo vuoi spiegare un attimino? In realtà è molto semplice. In realtà nell'anno 2001 facevi writing, iniziavi ad appassionarti a qualcosina che diventava diverso, arrivava l'internet ha fatto
quello che le fans hanno fatto per i writer. Le fans pubblicavano i pezzi dei writers e tutti li vedevano. Ora era arrivata internet, tutti potevano vedere il tuo disegno che facevi. Intanto cercavi qualcosa di nuovo e c'era tanta gente che produceva qualcosa di nuovo, ti sentivi, ti colloquiavi con i primi social network, Fotolog, ti scambiavi idee, tutto, magari ti incontravi. E ad un certo punto l'hanno chiamata street art perché si distaccava dalle lettere, dalla visione della curata e dai materiali che usavi per fare writing, ma era la stessa cosa. Io mi chiamo Graffiti. Sì, sì, anch'io. Sei tu che vai in uno spazio e in un'unica sessione di pittura fai qualcosa in uno spazio che non è dedicato alla pittura, ma dal momento che tu ci dipingi è valido, diventa qualcosa di valido e quindi quello è il graffiti. Che figo. E dato che ho visto che usi diversi materiali piuttosto che colori quando dipingi, cosa preferisci, per dire, dal pennello alla vernice allo spray? Qual è la tua... Ma guarda, dipende tutto dalla superficie su cui dipingi e l'effetto che puoi avere. Perché certe cose, e anche la comodità, non basta, Certe cose, tipo le linee nere, mi riescono meglio a pennello. Perché il segno che riesco ad avere con la linea nera su uno spray non riuscirò mai ad averlo, e io lo vedo perché il pennello si appoggia sulla superficie, lo spray rimane sopra, non senti il contatto e non hai il contatto, quindi le linee vengono leggermente diverse per come le puoi fare. E d'altro canto c'è anche, se vuoi fare roba grossa, di usare anche dei materiali che costano poco, di giù col bianco a rullo, che è scomodo, però se ti prendono degli altri colori usi due tocchi di spray, ma è più per comodità. Poi in casa usi la più classica, l'acquerello, la tecnica vista da illustratore, l'acrilico, quelli sono standardizzati per 1000 persone. Però quando vai a dipingere sul muro le tecniche un po' te le inventi, un po' le prendi e qualcosa. Il muro anche grande, col pennello, io metto tutti i particolari sotto, tutti col pennello e la stecca, tiro due linee sopra e il pezzo è finito. Io vorrei appunto far capire a chi ci guarda di che cosa stiamo parlando mandando subito un tuo video, Titans, ce lo guardiamo e poi torniamo dopo. Bella lì. Che potenza, bellissimo il video. E, volevo subito ripartire con le domande perché ne ho un sacco. E volevo sapere qual è stato il tuo approccio con l'hip hop, ok? Che sei partito subito con writing, come dicevo fuori onda, ci siamo anche incrociati a una festa dell'arte finita malissimo, però va bene, questa è un'altra storia. E, volevo appunto sapere qual è stato l'approccio, non so, ascoltando un pezzo o guardando un pezzo, cioè come ti sei avvicinato all'hip hop? Sei ragazzino, il rap quando era il 96, che eri ragazzino, probabilmente ti arrivava addirittura prima dei graffiti. I graffiti erano una cosa secondaria, ti arrivavano, io ovvio, i gruppi più commerciali, alla fine quell'anno cosa c'erano? L'articolo 31 che andava. Sottotitoli. Inizi magari, ti compri un giornalino di graffiti, vedi
cassette un po' più carine, te le compri e parallelamente di pop, perché alla fine quei giornali utilizzavano con interviste tremende. Non ho mai letto un'intervista di un rapper. Già quelle dei graffittari erano tremende, poi quelle dei rapper erano abbastanza noiose. Però pubblicizzavano dei video, delle pubblicazioni che alla fine sono valide. Qualcuno ha scritto ancora. Io mi ricordo che quando eravamo ragazzini c'era un ragazzino che veniva a citofonarti a casa a qualsiasi ora del giorno e della notte. Mia mamma credeva che vendessi la droga. Mi spacciava le cassette, i CD, i rap che io non avevo, ovviamente andavo lì perché avevo bisogno del rap, altro che la droga, vaffanculo. Sempre poi lì pure da lui, mi vuole sempre, no, devo portarmi il CD. Vero, qualsiasi ora io ero lì. Hai visto qualche CD? Fantastico, che tempi. Torniamo proprio indietro a quei giorni lì. Il momento preciso in cui hai preso in mano il tuo primo spray, te lo ricordi? Guarda, ti dico che i primi graffiti, che il primo tentativo abbastanza maldestro, avevo un pennarello di quelli con la punta che rientra, tipo un'imposta però vernice su uno che grattava, e ho fatto quello. Abbastanza divertente dentro un bosco. Poi, vabbè, qualche mese dopo ho detto si comprano gli spray, per questo che col pennarello non erano venuti. Allora, ho comprato tre bombolette a all'epoca erano 8.000 lire l'una da un ladro di colorificio che vendeva le bombolette a 8.000 lire l'una, l'argento, prezzo doppio. Ho comprato queste bombolette e sono andato nel pollaio, te lo ricordi il pollaio? Certo, ci ho dipinto anch'io. Quella che poi qualche anno dopo ci siete andati anche voi. Sì. Sono andato là e ho detto, il pomeriggio facciamo un pezzo che si veda. Solo che avevo calcolato che passavano un sacco di macchine, diciamo che mi sono fatto più fiato che quello che ho dipinto, perché per dipingere una lettera sono corso dentro e fuori non so quante volte. Fantastico. Però alla fine è venuta la marciata che doveva venire. Come giusto che sia. Dai, raccontaci qualche altro aneddoto. Ma ce ne sono mille, come se non ce n'è nessuno. Perché i graffiti sono sempre pieni di aneddoti divertenti, ma tante volte sono legati, quando sono divertenti sono legati al fallimento, che ho subito. Quando mi piace dipingere un muro e tu hai progettato quel colpo su quel muro che era un rooftop e ti trovi che quel muro c'ha un fosso davanti, quindi tu arrivi con la tua manina e il muro inizia qua. Esatto, io chiederti questa cosa qua perché mi incuriosisce. Quando trovi i posti, le location dove vuoi dipingere, cioè come succede? Per caso lo studi per un po', poi ci vai? Cioè come inizia la cosa? Ma adesso, cioè, ci sono tre tipi di location. Ci sono delle location classiche dei graffiti che possono essere lungoline, il treno e o qualsiasi altra, cioè, o altre location, ma o la street, la location street per strada, che sono location che tu vai, guardo, più o meno sai come funzionano le cose, vai, mi dipingi e anche e basta. Poi ci sono delle location che devi cercare, e a volte le location che sto preferendo ultimamente sono location nascoste, perché
Prima di tutto penso sempre a uno che si arriva lì e trova un disegno all'improvviso. Per strada o su altre superfici te lo aspetti. Arrivi in mezzo alla campagna, disegno all'improvviso, in mezzo a un bosco, disegno all'improvviso. E quindi più che altro fai delle ricerche su quello che è l'archeologia industriale. E quindi cerchi la location, ti fai una mezza passeggiata, guardi, cerchi di capire. Oppure ci sono le fabbriche abbandonate che vedi tutti i giorni, ma ci devi stare dentro tante ore magari, e quindi per guardarle, adocchiarle, vedere che non ci giri nessuno e tutto, e poi ci vai. E sì, detto, più o meno funziona così. E quando fai una tua azione, capisci il posto su cui dipingere, più o meno a volte ti prepari un disegno, a volte vai lì con due autosfogli e vai, a volte distinto, non vado spesso distinto. Allora, prima abbiamo parlato appunto di andare ad esplorare posti abbandonati, eccetera, eccetera. Io manderei subito un video esplorazione in modo da poter far interagire anche i nostri spettatori, se così vogliamo chiamarli, e poi ci vediamo dopo. Sì, anche per capire con lui come agisce in questi posti che raccontava prima, cioè un po' di esplorazione appunto. Bella lì. Questo video, e io sono molto curioso di farti una domanda dall'inizio, perché è una cosa che io, vabbè, sono un grafico e ho studiato illustrazione, quindi io mi cimento quando mi metto in questa maniera qua, cioè ascoltando della musica, vedendo anche le colonne sonore, comunque la musica che metti nei tuoi video. La domanda è: cosa ascolti quando dipingi, ma soprattutto quando fai la bozza? Allora, io ti deludo, perché quando dipingo in giro non metto niente, perché bisogna sentire i rumori che ci sono in giro, se no fai la fine di Willy super figo di Bel Air che si spruzza lo spazio figo dietro. E quando dipingo in studio, faccio una bozza così, a me piace sentire parlare, quindi metto un documentario, metto un film, delle volte dei programmi d'ascolto, quelli che chiamano ascolto pomeridiano, adesso le chiamano serie TV, comunque sono robe noiose dove parlano l'ente che riesce a seguire facendo un'altra roba. La musica la metto quando cucino, quando pranzo, quando faccio ginnastica, quando faccio tutte le altre cose, vado in macchina, però non, in genere non metto musica quando disegno, però è un po' tutta la musica, vado spazio un po' dall'elettronica, il rap, la trap, il rap mi piace sempre tantissimo, poi mi piace il reggae, un sacco di generi musicali che ascolto volentieri, anche il punk, a volte vado sulla classica, quella la domenica mattina quando c'è un po' di mal di testa, e spazio un po' nella musica, però non quando disegno. Quando disegno documentari sugli UFO è la proprio quello che va bene. Vabbè, ma
se dovessi dirci un artista per genere musicale che hai citato? Allora, rap ultimamente, l'altro giorno ho ascoltato il Jurassic Five. Grandi! Nell'elettronica ti dico quello che ho ascoltato ultimamente perché ho una memoria per i nomi che... Nell'elettronica ho ascoltato gli FX Twin, nella trap mi piace tanto Massimo Pericolo. Ah, grande! In italiano, mi sa... Boh. La trap non mi sa di una cosa di lui al massimo, ma Massimo Pericolo ha delle belle sonorità, delle belle parti. Sì, sì, vero. E... Punk? Eh? Punk? Punk, vabbè, ci sono i Death Cannabis, poi possiamo mettere... Sì, Death Cannabis, Uber Alles, come dice la loro canzone, California Uber Alles. Quello che mettiamo, ci mettiamo i CCCP come musica italiana, indie, e possiamo mettere David Lynch. Ho ascoltato l'altro giorno David Lynch così, è molto, è un bravissimo pittore, l'ho scoperto così andando alla Triennale a Milano. E Nino D'Angelo no? Rino Gaetano. Vabbè, lui sì, a me piace. No, vabbè, cazzate a parte, parlavi della Triennale, vorrei sapere, siccome appunto tu con la tua arte hai girato l'Europa e anche oltre, vuoi parlare un attimino delle mostre che hai fatto in giro? Ma io ho fatto diverse mostre, diversi eventi. Delle volte mi sono divertito, altre volte sono state delle cose noiose che mangiavi più nervoso che letto. È un mondo strano, il mondo dell'arte, non sei più che produci, ma è un mercato che si evolve, quindi produci che tanto costruzione su magari dei prodotti che non sono all'altezza, ci sono prodotti all'altezza che non hanno costruzione e c'è tanta scoppia nel mondo dell'arte, c'è tanta gente che crede di capirci qualcosa, in realtà sono delle scuole tremende di figli per il culo da quando entrano a quando escono e non lo capiscono neanche. È vero. Facendo nelle mostre non ho mai imparato un cazzo. Mi si era divertito, non posso dirgli sì, ah lì bella, erano tutti simpatici, no lì non mi sono divertito, erano tutti dei pari del culo, ma dirmi che mi hanno portato dietro delle esperienze a livello umano, no. Ti sei sicuramente divertito di più quando sei andato in giro sempre Italia, Europa eccetera per le murate, negli eventi, nelle convention? Sì, spesso sì, ma spesso capita come le mostre. Sì? Capita come le mostre, dipende in che situazione ti trovi, come la gente. Ci sono state situazioni fantastiche che dici, cavolo, dovremmo fare una riunione neanche di pigiama, andiamo solo lì a bere. Diciamo che più bevi e più è divertente. Meno bevi, meno ti diverti e il risultato è lo stesso. Perché tanto dipingere il quadro lo porti prima di bere, vero. Quindi bere dopo. Vero, sì, vero. La differenza. E se invece ti chiedessi l'esperienza all'estero, cioè che differenze trovi dall'Italia? O se non ce ne sono, non lo so. Beh, l'estero prima di tutto viene dato più valore al lavoro di qualsiasi creativo, non mi piace usare la parola fitta, quindi qualsiasi creativo ha più valore come lavoro dalla persona che ti passa a fianco per strada, perché la domanda classica che ti fanno in Italia è ma sei anche pagato per fare questa roba qua? All'estero non te la pongo. Meno male. La cultura è un po' più di
aspetti, in alcuni posti c'è anche un po' più di rispetto per quello che fai. In Italia c'è poco rispetto per chi disegna o dipinge. Vai all'estero, limitano tutte le spese, c'è un gettone da darti, firmi due foglietti del cavolo, in Italia ti massacrano di burocrazia per qualsiasi cosa. Il permesso è una cosa, l'altra è all'estero, nei paesi più quadrati come in Germania, dove ho fatto tanta roba in Germania, non funziona tutto. In realtà siamo più quadrati noi con dei leggi che non funzionano che non in Germania. Già. In realtà mi viene in mente l'intervista con Patch, che è un MC che abbiamo intervistato dalla Svizzera, a parte che stiamo parlando di Svizzera appunto, però mi viene forse in mente che il paragone può essere simile. Cioè diceva che comunque gli MC che suonano live vengono pagati di più rispetto che l'Italia. Ripeto, stiamo parlando di Svizzera e probabilmente quello è il motivo, però se tu mi dici che anche per il writing anche fuori dalla Svizzera è così, mi viene qualche domanda. Questo era giusto per fare. Conto che in Italia per pagarti un gettone devono compilare un F24, una base, devi mettere fattura, vai all'estero per compilare un foglio. Sì, no, è vero, la burocrazia italiana fa spavento. È vero, è vero. Ultimamente tu hai partecipato a diverse iniziative benefiche per la raccolta fondi per gli ospedali che stanno combattendo contro il Covid-19, Arte Senza Dimora, Artisti Uniti, Coloravirus, che è la rivista che avete fatto, il giornale che avete fatto. Ti va di parlarcene un pochettino? Allora, Coloravirus non è un'iniziativa a livello benefico, è un'iniziativa divertente di un album da colorare che uno può colorare, può colorare un po' grande, o spero che lo colorino dei bambini, se lo stampano in questi momenti che erano chiusi in casa, e penso che sia stata una cosa divertente dal tuo disegnino, ed è un bell'album da colorare. Poi tra l'altro nell'iniziativa un sacco di artisti validi, quindi ancora un motivo in più per partecipare. Poi le altre Artisti Uniti, per Artisti Uniti sembra un'iniziativa valida alla quale hanno partecipato dopo di me un sacco di altri artisti, e adesso il Cumbole della Croce Rossa, ho fatto un'altra iniziativa a favore di degli ospedali di Torino, che però erano delle aste online. L'aste online è, penso che sia una cosa nuova, perché un'aste su Instagram non è che si è mai vista. Penso che se qualche collezionista che ha comprato quell'opera e magari altri collezionisti che possono essersi avvicinati abbiano potuto fare degli ottimi affari, perché era una cosa del tutto spontanea in cui l'artista dava il suo prodotto, i prezzi non hanno raggiunto dei prezzi elevati, però hanno potuto aiutare con somme decisamente importanti gli ospedali che ci sono a Torino e il Tetto, e quindi sono contento di questa iniziativa, di queste iniziative. No, è stato veramente veramente bello. E poi oltretutto hanno puntato il focus sul vendere direttamente attraverso un social network senza più l'intermediario della galleria. Potrebbe essere, magari dici, una cosa che si può trovare di nuovo in futuro? Magari non nel formato dell'asta, però il collezionista secondo me nel futuro dovrà sempre di più capire che dovrà interfacciarsi con l'artista e non con l'intermediario.
perché se tanto se sei un collezionista bravo sai che artisti scegliere, se sei un collezionista non bravo ti trovi comunque in mezzo a farti fregare dal gallerista. Vero. Quindi meglio risparmiarti questo passaggio. Sì. Ti ascoltano i galleristi. Vogliamo mandare ancora un video? Yes. Mandiamo un video. Mandiamo Godzilla. Perché odia i palloni, Godzilla? Odia i palloncini. Perché non sono quel giorno. Ho buttato la bombola del gas per quattro giorni ha fatto un vento che spaventava. In realtà quei palloni dovevano stare su, in realtà sventolano un po' di come se fossero in crisi epilettica del tutto. Solo che ormai per la bombola del gas li avevo tanti, quindi Godzilla odia i palloncini. Infatti nel finale i palloncini proprio vanno giù perché Godzilla li sconfigge, ma guardiamoci il video, bella lì. Un casino, te l'ho detto anche prima, e ho subito una domanda da chiederti che ce l'ho sulla punta della lingua dall'inizio puntata, non mi veniva, mi è tornata e quindi te la faccio subito, se no me la dimentico. Io sono curioso se si può dire se c'è un motivo, se c'è un percorso, una motivazione particolare del fatto che incornici i quadri come se fossero in dei cubi trasparenti. A me dà quell'idea lì. Allora, degli artisti che mi appassionano di più, anche se non sembrerebbe, è Francis Bacon. Quelle linee si chiamano tensioni baconiane, creano uno spazio che altresì può essere visualizzato come uno spazio della realtà virtuale. Infatti a me piace intendere le mie composizioni come frammenti di una memoria virtuale, uno spazio che non è uno spazio materiale ma è del tutto etereo. Quindi creo questa cornice in questo spazio etereo per dargli un'anima, uno spirito, come se fossero fatte di pura memoria digitale, non proprio qualcosa di materiale. Fantastico. E all'interno queste cose che non sono di mia invenzione, le inventate si speccano per dare tridimensionalità ai suoi personaggi e agli ambienti che non disegnava, in cui stavano i loro personaggi. Io ti chiedo anche un'altra. Ah, perdon. No, esatto, dopo di questo volevo subito attaccarmi con l'altra domanda che avevo sempre in mente, cioè se ti ispiravi a qualcuno. Hai detto assolutamente Bacon, ma poi ci sono un sacco di artisti. Se tu vai a vedere la storia dell'arte dal principio fino adesso, ci sono artisti meritevoli che credo mi abbiano regalato qualcosa ognuno. Io intendo come intendo la mia opera, il prodotto finale della mia opera, diciamo che c'è un po' di Andy Warhol, un po' di Malevich, un po' di Kandinsky,
po' di pelle con un po' di fumetti, del fumetto underground e di tante sottoculture, tra i quali graffiti, la street art, il writing, che si vanno a mescolare tutti assieme e vanno a creare, a comporre un'opera d'arte. La compongo come possono essere anche artisti classici, può essere Raffaello, come può essere Giotto, come può essere la Madonna che ho visto di un anonimo che del Medioevo che piace da morire. Però cerco di comporre, la mia tela viene composta da tutti questi artisti per, a livello di veicolare un messaggio che però è strettamente personale, fa parte della mia memoria e delle immagini che ho incanalato. È per questo che mi piace Andy Warhol, perché lui prendeva delle immagini della propria memoria, della cultura pop, di quando era bambino, del suo vissuto, e le incanalava tutte nella stessa opera. E io cerco di incanalare queste memorie del vissuto, però prendendo anche da diversi artisti e da diversi momenti della storia dell'arte. Sono frammenti di memoria che si mescolano e frammenti di opere e periodi artistici che cerco di fare mescolare, sperando di essere all'altezza di tanti altri maestri. Non lo sarò, sì. Però tu dici non lo sarò, però prova a pensare un attimino in grande. Hai citato Raffaello, Giotto, Andy Warhol e tanti altri. Pensa, punta in alto, dove vorresti vedere una tua tela? Ma una mia tela, dove la vorrei vedere? Una mia tela non mi interesserebbe vedere, mi interesserebbe fare un'installazione, un museo importante, un'installazione grossa, di quelle gigantesche, di quelle senza budget, in cui dici voglio farla solo di gamberi e ti fanno un'installazione di gamberi e soprattutto che si beva poi tanto. Quello è giusto, quello è giusto. Ho trovato un posto dove mi fanno un'installazione di gamberi colorati e poi ti beve tanto, allora quello è il posto giusto in cui io. Cazzo, chiamami perché ci voglio essere. Infatti, cioè davvero, morale della favola stasera: non importa dipingere, non importa dove, non importa quando e come, con che materiali, l'importante è bere. No, è dipingere, è divertirsi, se no vabbè, è solo una scoppia. È vero. No, guarda che io sono interessantissimo all'installazione dei gamberi. Pensa, cioè, tra l'altro tu li pensavi crudi o cotti, perché cambia, o fritti? Crudi. Prima li dipingi, poi li metti su una parete che trasmetta ghiaccio, che trasmetta freddo, in modo che creino quella patina di ghiaccio che fa l'umidità, e poi ci fai un corridoio di almeno 45 metri di gamberi crudi, colorati e ghiacciati. E lì cosa fa? Fai i selfie. Vabbè, sicuro. Io voglio venire. Figo. Mi è venuta una bella damigiana di qualsiasi cosa passasse all'ermitage. Speri che ti sia stata della gente anche divertente con cui conversare. Cosa vuoi di più? Assolutamente niente, io la chiuderei davvero così. Vorrei solo precisare di leggere la biografia di Eleuro qui sotto, perché è veramente un'opera d'arte anche la biografia. A parte, vabbè, tutto quello che ha fatto, eccetera, ma come l'ha scritta, io tanto di cappello, perché davvero hai fatto un'opera d'arte anche nella bio, mi è piaciuta tantissimo. Io mi sono divertito un casino e ti chiedo per favore chiamami quando fai l'installazione con i gamberi crudi, perché ci voglio essere. Anzi, noi come Coffee and Cigarette verremmo a fare le riprese e poi le mettiamo nel canale. Gamberi crudi. Gamberi crudi. Con Forrest Gump. Ci sta anche tipo una musica alla 2001 di Sera nello Spazio, ripresa lenta dei gamberi crudi e di... Oh.
Spettacolo. Grazie mille, Leono, è stato un piacere. Grazie a voi, fate una buona serata e anche tu. Un brin. Io ho già finito, però brindiamo così. Sigla.